Ciao a tutti amici di Creative Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato a Europa Universalis 4, Livonia Nord. Come vedete stiamo diventando l'Unione Sovietica. Nello scorso episodio abbiamo strappato la Crimea a diversi territori che appartengono appunto alla Russia. E abbiamo strappati agli ottomani e adesso siamo stati trascinati in una guerra inutile da parte dei portoghesi, stiamo venendo un po' gli svedesi, così pur parlare per divertirci un pochino. Ma la verità è che dobbiamo fare molto altro. Adesso voglio gestire intanto il clero che un'altra volta ho messo al potere assoluto per sbaglio. Solita rottura di palle. Adesso l'11 luglio perdiamo questo 10% di Emissary to the Pope e anche il Recruited Minister, quindi possiamo tagliare le gambe al clero, poi dovremo pompare un po' la stabilità e questo è un po' più difficile, allora perché, vabbè, lo vedremo più avanti. Nel frattempo stiamo convertendo le province che abbiamo conquistato, perché i core li abbiamo fatti quasi ovunque e adesso dovremo gestire a livelli e, come si può dire, gestiamo lo stato, gli interni, ecco. Siamo un po' il ministro degli interni questa partita al momento. E qua vado, non mi ero accorto degli svedesi che facevano i brillantoni e adesso li vado a devastare ad Elfsborg. Poi ci andiamo via Atka, ma voglio vedere questa battaglia. È sempre una gioia fare male agli svedesi, scusa Paradox, ma ok, adesso possiamo andare a Viatka. Ah, guarda un po' chi sono. Sono i nostri amici moscovieti. E questo ci aiuterà anche un po' nell'intrattenere buone relazioni con loro. Ottimo. No, Sofala, lo so, la convertirei anch'io, ma non è il nostro obiettivo per ora. Ehi, meno uno National Unrest per 5 anni. Top. Allora, siamo pieni di soldi. Ok, facciamoci qualcosa con questi soldi. Star Forts. Torniamo a potenziare praticamente tutti i forti che abbiamo e che non sono di livello 8 e li trasformiamo in forti di livello 8. Questo ancora una volta andrà a migliorare la nostra Army Tradition e in generale la nostra difendibilità. Sì. Ok, stop. Stop. Clergy influence is lower than 60. Ah! Lower than 60! 11 July. Fra 10 anni, il recruited minister. Avevo letto male. Invece nel 49 perdiamo l'advancement of the clergy. Dobbiamo aspettare ancora qualche anno, ragazzi. Colpa mia, ho letto male. Ok. Sì, dai, va bene così. Ok, facciamo una cosa. Quanti uomini posso ancora tenere? Un esercito coloniale, 25.000, sono soltanto 6 cannoni. Facciamo 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17 e 18. E con questi 18.000 coloniali riprendiamo l'Africa, che se no non ne usciamo più vivi. Tecnologia. Che non la guardo da un po' di tempo. Come siamo messi? Bene, siamo messi bene. Anche perché andremo avanti con la tech diplomatica e questo mi permetterà di prendere altro denaro con la corruzione, con il debased currency. Questo è fantastico. Questo è davvero buono. Davvero, davvero buono. Niente, cerchiamo di occupare la Svezia a questo punto. Non so, per... come dire, uccidere il tempo. Ammazzare il tempo, si dice, non ucciderlo. Non so perché, ma a volte sono un po' troppo splatter. No, dai, dove vanno? A Dal. Dobbiamo rincorrere e farli fuori, che palle. Thank you.
Ce la facciamo, ragazzi. Chi è questa, la guida di questo esercito veloce? Speedy Gonzales? Più di Pai? Oh, buono. Bene. Allora. Prima o poi finisce anche questa guerra, dai. Moscoviti meno 129 perché li abbiamo difesi, bla bla bla. Iniziamo a migliorare le relazioni. Cioè, ricominciamo a migliorare le relazioni. E torniamo un attimo dai miei amici ottomanzi. Sabotaggio della reputazione. E adesso togliamo la spia per un momento. E andiamo a migliorare i moscoviti. Perfetto. Gli ottomani rimangono alleati di Soran Tunisi e questa volta anche del Mali, come a vassallo hanno Miklaf, vabbè che è una roba microscopica, e hanno conquistato Hormuz, hanno preso un sacco di territorio, hanno vinto questa guerra praticamente. E un bel problema adesso, con la rivoluzione. Con la rivoluzione è un bel problema, comunque vabbè. Va bene, dai. Il Papa è ancora riformato, questa è una partita strana. Io vorrei uscire da questo conflitto. Scusate, ma tra 11 giorni ne esco, perché di vedere i britannici che mi creano devastation in Finlandia proprio per aiutare i portoghesi, ma vaffan bagna, dai. Perché Rotat Corruption mi deve essere così alta, scusami, quando posso tranquillamente evitarla, sta cosa? Che cacchio. Ah, non mi fanno neanche uscire con una pace bianca? Ah, simpatici. Io vado a menare ancora un po' di più allora gli svedesi, vaffan bagno. Ci provare nemmeno. Chi è? E adesso gli inglesi. E poi chiedo di uscire perché mi sono rotto le palle. Il Portogallo sarà triste di questa cosa. Ce ne farà una ragione. Allora, intanto qui in Sudafrica avevo fatto un esercito coloniale per difendere appunto il Sudafrica, ma i portoghesi mi stanno aiutando bene. Pro futuro ci servirà comunque, quindi lo teniamo lì, non è un problema. E mi devo dare... Dai! Cioè, ma... Non ha senso. Fatemi uscire da questa guerra, che qui non me ne può fregare di meno. Ah. Presto avrò ribelli, avrò un casino incredibile, dai. Comunque fantastico, Sudafrica è tornato in mano nostra senza aver fatto niente negli ultimi 20 anni. Ribellioni. Adiugeka, adige. Si ribella. E noi andiamo a menare gli armeni. Erdogan felicissimo di questo. Meno 4. Niente, stappiamo ancora questo forte e dovremmo arrivarci. Abbiamo un po' di conversioni che non guastano mai. E io non faccio a questo punto, non prendo il punto di stabilità, perché poi la stabilità la vado a perdere molto presto. Vado ad aumentare le tasse per ora.
chiudiamo la guerra. Basta, 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 basta. Tutti a casa, tutti a casa, tranne voi che vi state allenando, voi che state qui e voi che andate a menare i ribelli. Top! Cosa abbiamo fatto, signori? Allora, la sesta è il corpo coloniale. San Marco non si può. Allora, la missione pastorale ha come Africa. Gli altri nomi poi li vado a riassegnare presto. Visto che abbiamo un po' di cash, visto che abbiamo un trade che fa schifo, anche se abbiamo un 73, fa schifo, andiamo a potenziare Riga. Boom. Andiamo a potenziare Memel. Non si può, scusate. Königsberg, bada boom. Danzig, bada boom. E non abbiamo più altri soldi. Stockholm non è un center of trade. Ah, non è uno state la Svezia? Adesso lo è. Buono. E adesso tolgo la pausa. Fra un mese dovrebbe salire questo 73%. Dovremmo iniziare ad avere un po' di cash in più. Va a 74! Cioè, tanta roba. No, però in realtà il nodo si arricchisce. E quindi guadagniamo nel tempo più soldi. Scherzi a parte. Non soltanto l'1%, non è male. Adesso non ve lo so quantificare, ma il nodo si va ad arricchire. Ok, adesso altri 50 punti. Io direi di prenderci la Deep Reputation. E adesso andiamo a vedere Moscovia. Improve più 20. Praticamente riusciamo ad arrivare ad un punto in cui siamo quasi a zero con le relazioni con i moscoviti, ma dobbiamo arrivare a 190 per annetterli. E la cosa si fa molto interessante. Nel frattempo potrei iniziare a pensare a Nogai, che anche questi dobbiamo attaccare. Allora, poco ma un po'. Poco ma un pochino anche loro. E anche Bashkiria dobbiamo attaccare. La Bashkiria è praticamente alleata di nessuno. Facciamo uno spy network e attacchiamo Bashkiria appena possibile. Io qui non avevo mai fatto gli stati, però adesso porto la Scandinavia tra gli stati. Comunque un territorio abbastanza ricco e ci sta. Potrei usare anche... Bene. Potrei anche usare... Meraviglia. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. '45, '49, ok. Se non ci sono eventi dobbiamo aspettare altri 4 anni. Shit. Ok. Vediamo se ho la possibilità di tenere 75.000 uomini tutti in un posto solo. Assolutamente sì. No, in realtà 75 non li vedo, magari Danzica. 71. La facciamo così, creiamo un esercito da 70 unità che possono essere 32 fanti, 6 cavalli, no, 32 no, facciamo 4 cavalli e il resto cannoni. Ok, close. Ah, ho fatto male i conti, perché 62? Ah, perché sono 75, ok. Ok, allora rifacciamo, scusate. Quindi... Beh, a questo punto così potrebbe già andare. No, ho sbagliato di nuovo. Così potrebbe già andare. Anzi, vai.
Perché 70 in una casella sola? Perché ho questo desiderio di potenza sproporzionata? Perché li metto in drill e così il generale riesce ad addestrarne di più contemporaneamente. Salvo un po' di tempo. Allora, riprendiamoci Ismail Pogajuin. Prestigio. No, chi se ne frega degli ottomani? Onestamente. Top. Ah, abbiamo pochissimo manpower, per quello devo veramente tirare e fare un po' il possibile. Grand Province, fammi vedere sta cosa. Se i moscoviti gli danno una provincia, tipo Udmurtia, che è potentissimo. Curiosità, eh. Diventa Glazov, ok. Defender Province, improve the relation. Non mi, Return Core non ci dà il bonus. Non ci dà il bonus. Quindi praticamente. Nada! A meno che non scenda l'aggressive expansion. Non ne sono sicuro di questa meccanica. Non credo, ma. Potrebbe essere, anche se non ne sono sicuro. Ma poiché non ne sono sicuro, lasciamo perdere. Ok, buono. Finalmente. Ragazzi, siamo un po' in tranquillità. Era ora. I nostri forti dovrebbero essere. Ecco, le nostre fortezze dovrebbero essere quasi tutte pronte. Fantastico. Quindi adesso siamo ancora più difesi contro gli ottomani in futuro. Qualsiasi cosa vogliano fare. Vediamo quando termina la tregua con gli ottomani nel 40. No, nel 58. 56. Avevo letto male. Questo esercito non va bene perché ho troppe poche prime linee. Vediamo, dai. Se riesco a farli fuori, fantastico. Sì, ce la faccio. E adesso alzo a 16.000, ok. No, Conscription Center non mi servono. In realtà vado a fare un po' di barracks e poi assegnerò ai nobili le province con il manpower più alto. Ok, questi 70.000 Danzica si vadano ad addestrare. Sono incrociati di Svezia, perfetto. Qui abbiamo ordine di... l'ordine baltico. 26, 12, 14. Non è male se... Però abbiamo troppa cavalleria. Facciamo questo, questi 6.000 li spostiamo altrove, non so dove, non mi interessa. E tiriamo su un po' di uomini in più. E poi li addestriamo. Qui quanta, abbiamo troppa cavalleria, ragazzi. Troppa cavalleria. L'ordine di Chernigov. Ah, l'ordine di Chernigov ha soltanto 3 cavalieri. I teologi di Chernigov. Eh no, dai, armata di Chernigov. Dietrich Mirbach. Va qua. Allora facciamo una cosa. Questa cavalleria. La spostiamo a sud in Crimea. E anche l'ordine di Chernigov va in Crimea. 9 conversioni. Devo sempre stare attento a non convertire Sofala perché costa un casino e non mi serve in prima battuta. Buono. Adesso vedete che comunque le conversioni vanno avanti abbastanza speditamente al cattolicesimo. Questo ci regala punti, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, nuova idea offensiva, la prendiamo subito, reclutamento in più basso, però la prossima deve essere militare. Anche se Land Leader Fire più uno non è male, perché avremo dei generali con un fuoco più alto sempre. È buono. Ah, ho dimenticato una cosa importante, dovevo levare le policy. Shit. Allora, leviamo. Manpower Recovery Speed, questo mi serve. Preferisco levare l'attrition.
National Unrest, Attrition for Enemy, Diplomatic Annexation Cost, questo va levato. E adesso ci siamo. The Settler Chance, lasciamolo perdere. Scusate. Global Tariffs più 10% è meglio, forse. Ma sì. Buono. L'ordine di Chernigov diventa ordine di Crimea, così mi ricordo dove l'ho lasciato. E qui si continua la conversione. 16-9, no, ragazzi, mi dispiace. Io più di 4.000 cavalli non li voglio lasciare dentro un esercito. Quindi questi li piazziamo qui e questi amici li eliminiamo. Abbiamo levato 5.000 cavalieri perché non servono. Punto. Risparmiamo un attimo e creeremo, potenzieremo magari i cannoni, qualcosa del genere. Oh, la canzone degli svedesi ubriachi, ragazzi. Che è Natale. Adesso sbarchiamo questi 2000 che sono i coloniali. Coloniali del Pacifico. Pacific. E l'Austria mi chiede di entrare in guerra contro tanti piccolini. Accettiamo come sempre. Chi siamo noi per dire di no? Ha degli amici tanto bravi e cari come gli austriaci. Buono. Perfetto, forse questa volta riusciamo a colonizzarla, quest'isola. Occhio signori l'Austria, occhio l'Austria, è veramente gigantesca. Boom. Sta facendo un macello in Francia. E io posso permettermi un leader in più. No, non l'erede, ma ne vado a prendere uno a questo punto. E credo di terminare l'età dell'oro, vediamo quando. Nel 60, mentre qui la tregua termina nel 56. È chiaro che io nel 56 devo dichiarare guerra agli ottomani. Non posso assolutamente perdere tempo perché poi ho 4 anni. Ho soltanto 4 anni per sfruttare il mio bonus al morale. Una guerra vinta in partenza, io manco mi metto a perdere tempo, rialzo il line maintenance e tanti saluti. Perfetto. Il line maintenance sarà già alto, volevo dire, mi rimetto a fare drilling. Tutti i cuori in Crimea e perfetto, abbiamo il massimo numero di state che possiamo ottenere. Quanto guadagniamo al momento di War Reparation? 28 al mese e abbiamo un surplus di 11, quindi gli ottomani ci stanno pagando veramente, ci hanno veramente dato un bel po' di regali. Adesso volevo fare il corso Bashkiri per attaccarli molto rapidamente. Ah, ma questo è un wasteland, quindi non posso fare niente con la Bashkiri, signor. Ma vaffan bagno, devo fare prima i claims on Ogai. Ah, che due scatole. Che due scatole, ragazzi. Va bene. In tutto questo, dopo le botte che abbiamo dato agli ottomani, secondo voi il loro esercito è ancora il primo?
La risposta è sì. È ancora il primo, hanno 25, 254.000 uomini, noi 235.000, però loro hanno un forse di vita 700.000 effettivi. 700.000! Ma le idee di quantità sono assolutamente inutili. Certo. Allora, comprare. Posso fare una fornace? Sì, a Thin. Questo è importante perché mi aumenta la produzione di tutto il mondo, di tutte le province, e quindi sì, questa è una cosa che va fatta il più presto possibile. Adesso iniziamo a convertire anche la Crimea. Siamo all'89% di Religious Unity. Non male. Ok, presto ci leviamo il chiaro dalle scatole, finalmente. E tiriamo su anche un po' di punti di stabilità. Purtroppo non tutti. Vabbè. Wow, che lavoro il Baltic Crusader comunque, c'è veramente molto da fare. C'è chi lo chiude nel 1600. No, 1600 forse no, ma 1650 è possibile, assolutamente, tranquillamente. Ma diciamo che abbiamo avuto un paio di problemucci, tipo gli ottomani che si sono un filino ingigantiti, ma non è un problema, dai. Okay, intanto qui la guerra sta per finire, gli Zaporozhian stanno per ribellarsi e io non voglio spendere punti militari, quindi semplicemente li farò fuori con il mio esercito e tanti saluti. Porto la velocità 4. Un leader è morto, due scatole. Guardando un attimo la mappa della Russia. Che è l'ultima roccaforte cattolica del mondo. Fra grossa. Caspita. Pensate, cioè, questa partita, se non fosse stato per l'ordine livoniano, la fede cattolica sarebbe stata solo in Spagna e ad Ansbach. Pazzesco. Com'è che si chiama questo generale Olsen? Io in tutta la partita ho dimenticato di fargli embargo ai miei avversari, per esempio. Me ne sono accorto adesso perché ho visto che sono gli Ottomani, la Gran Bretagna e Delhi. Vabbè, adesso non posso perché sono in una fase un po' di tregua, però. Vabbè, abbiamo un nuovo Landmeister. Fermi tutti, prendiamo un altro nobile. Dietrich. Oh, buono! 3-5-2. Ragazzi, bene, bene, bene. Abbiamo un Landmeister. Che è, intanto ha più 1 missionary strength, quindi velocizzerà le nostre conversioni. E poi è un 2-5-5, è un 12. Penso sia il Landmeister migliore che abbiamo avuto negli ultimi 2 secoli. O giù di lì. Intanto iniziamo a fare claim su Nogai. Che però. Potrei attaccarla adesso, Nogai. Potrei attaccarla adesso, Nogai, ragazzi. Il punto è che poi il manpower mi si brucia, ma questi con chi sono alleati? Soran, Fars e Chagatai. Soran è alleato anche degli ottomani. Sì, perfetto, quindi li potrei buttare fuori chiedendo loro di rompere l'alleanza con gli ottomani. Pensiamoci, però prima voglio levare il clero dalle palle.
Potrei convertire il territorio dei Moscoviti, ma sarebbero contenti. Io vado a convertire adesso il loro territorio perché Neighboring Tolerated Heretics è un meno 20. E se li converto tutti, già da adesso, e poi loro potrebbero magari diventare cattivi. Vabbè, a parte che in ogni caso devo convertire questi territori. Voglio vedere se mi migliora la relazione oppure no. Stop. Adesso perdiamo 3 punti di stabilità. Badaboom, badaboom. E vediamo se ho qualcuno che me la sconta. Sì, grazie. La tiriamo su. E adesso praticamente Clero pian piano ritornerà alla normalità. E anche noi ragazzi, dopo questa mezz'ora di gioco, ci salutiamo. Io vi ringrazio per essere rimasti con me. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Ormai direi che abbiamo stabilizzato tutto. Siamo tornati alla grande, alla guida dell'Livonian Order. Dobbiamo soltanto decidere se buttarci su Nogai alla prossima, oppure attendere il 57 a caro di nuovo gli ottomani. Lo vediamo nel prossimo episodio, per ora vi ringrazio, vi chiedo sempre di lasciare un commento e un pollice in su a questo video per supportarlo e ci vediamo molto presto. Adesso penso che andrò avanti e deciderò il da farsi, però a parte queste 3 macchie, Nogai, Ottomani e Moscovitini, abbiamo l'achievement sotto le zampe, cioè proprio è qui, lo dobbiamo semplicemente agguantare. Sono contento, a presto!